Ma innanzitutto credo che, soprattutto ragionando su Roma, noi abbiamo fatto questo piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Allora, la prima azione del piano è proprio un'azione di responsabilità individuale, cioè la riduzione della produzione dei rifiuti significa ridurre la produzione di tutti quei rifiuti, quegli imballaggi inutili, partendo dall'acqua del rubinetto, partendo dalla plastica, quelle plastiche che poi si dice vanno a finire nel mare e costituiscono grandi problemi per le acque. Ecco, allora, noi abbiamo come obiettivo la riduzione di 200.000 tonnellate entro il 2021, ma se ogni cittadino fa la propria parte di riduzione dei rifiuti, contribuisce a realizzare il piano, che è un piano per la città. Non è solo un piano per noi, è un piano per la città e un piano per il pianeta.